Tre giorni di sport a Montecorice con le PGE SIA di Campania, le polisportive giovanili salesiane che per il terzo anno consecutivo hanno scelto il Cilento, spostandosi da Castellabate a Montecorice, una tre giorni ricca di appuntamenti di varie discipline, dal calcio al pickleball. Ascoltiamo i vari responsabili, cosa ci hanno raccontato e poi ovviamente le varie voci. Abbiamo fatto appunto tutto lo sport sul lungomare, pallacanestro, pickleball e tennis, beach volley, calcio a 5, calcio giovanile, e ci siamo veramente divertiti, grazie anche a tutta la popolazione di Montecorice, le varie frazioni, il del sindaco che ci ha messo a disposizione insieme all'amministrazione con tutti gli assessori, le strutture, il lungomare, le spiagge, ci hanno supportato veramente molto. Questo è il primo anno che noi veniamo qui a Montecorice e siamo rimasti veramente molto molto contenti e sicuramente, non dico da domani, ma a breve ci metteremo subito intorno a un tavolo con l'amministrazione per organizzare un'altra edizione, perché ci siamo trovati veramente bene e quindi di conseguenza è inevitabile tornare qui l'anno prossimo con più entusiasmo, cercando di aumentare anche le discipline sportive e aumentare anche, diciamo, la partecipazione di tutte le società e degli atleti. Ecco, queste sono cose bellissime, sport e collaborazione e amicizia, soprattutto quando ad essere impegnati e coinvolti sono i giovani, ecco, uno sguardo particolare ai giovani, perché quello che noi organizziamo, diamo a loro la possibilità di fare, di divertirsi, rimarrà nella loro mente impressa come spirito di collaborazione tra generazioni. Ecco, noi stiamo impegnando tutta la comunità di Montecorice in questo evento anche per far capire e coinvolgere, incentivare anche i ragazzi che sono presenti nel nostro territorio a svolgere questi momenti di aggregazione. Il Cilento perché è un posto che ci dà accoglienza, diciamo ospitalità, ma soprattutto persone che hanno voglia di fare qualche cosa. Sì, quest'anno abbiamo portato il mini tennis, abbiamo portato il mini basket, abbiamo portato il pickleball, abbiamo portato il padel, abbiamo portato calcio al 5, calcio al 7 e calcio al 9. Quindi parecchie discipline, e beach volley chiaramente sulla spiaggia che stanno giocando. Ragiono per cui bilancio positivo? Dico abbastanza positivo, c'è molto interesse soprattutto da parte delle autorità locali, abbiamo avuto un supporto veramente bello, bello bello. Sport inclusivo gioca un ruolo fondamentale all'interno delle polisportive giovanili salesiane e quest'anno vi siete aperti in modo particolare al territorio. Sì, tra l'altro siamo molto contenti di essere qui ad Agnone, sulla spiaggia di Agnone, sul lungomare di Agnone, perché ci sentiamo accolti. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare è quello che lo sport è per tutti e lo sport è di tutti. Questa manifestazione è la conclusione di una serie di eventi che noi abbiamo organizzato anche a Napoli, un po' nella regione, e abbiamo cercato di coinvolgere anche la realtà, diciamo, del territorio. E quest'anno la cosa interessante è che abbiamo offerto la possibilità anche a persone speciali, diciamo, della zona di poter partecipare alle nostre attività. Quindi noi siamo pronti ad accoglierle per dimostrare che lo sport, come dicevo prima, è per tutti ed è di tutti.
Quali sport fate e quali sono i benefici che notate sui ragazzi? Allora, innanzitutto rivolgiamo la nostra proposta a persone affette da disabilità intellettive, tra l'altro anche basso funzionamento. Abbiamo visto anche col tennis, col calcio, ma in particolare col tennis, questi ragazzi dimostrano di avere delle capacità, delle potenzialità certe volte sconosciute. Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa del PGS e a questi giochi molto simpatici e coinvolgenti che coinvolgono soprattutto i nostri ragazzi come altre realtà di fuori. E quindi un'occasione di crescita, di confronto, di sport sano in un ambiente, in un contesto, diciamo, che per fortuna ce lo permette. Quindi abbiamo creduto in questa iniziativa e il sorriso, insomma, dei ragazzi oggi è quello che ci ripaga più di tutti. Abbiamo impostato questo torneo proprio per far giocare tutti, li facciamo girare, un giornale italiano dove si affrontano tutti quanti nello stesso girone, quindi faranno più partite, poi faranno domenica faranno semifinale e finale, quindi si rincontreranno di nuovo proprio nello spirito di fargli fare più partite. Il torneo sta andando bene, siamo contenti di quello che stiamo facendo, i miei compagni si sono comportati benissimo, l'organizzazione è ottima, peccato per le temperature che giocare a caldo purtroppo non ci aiuta, però per il momento va tutto bene, l'arbitro è abbastanza bravo, dai. E niente, come ha detto il mio amico qua, siamo San Quirico, siamo da Asti, siamo un gruppo di ragazzi che porta avanti un progetto importante per un ragazzo che è mancato, che si chiama Eric, infatti abbiamo tutti quanti il nome Eric sulle maglie. Il suo obiettivo era vincere nazionale, l'anno scorso l'abbiamo fatto e quest'anno cerchiamo di replicare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi abbiamo un progetto molto solido, siamo un bel gruppo e speriamo di andare avanti così, insomma, per adesso stiamo vincendo e incrociamo le dita. Sì, quest'anno abbiamo portato anche una novità, abbiamo portato il nuovo sport che sta prendendo piede in Italia, che è il pickleball. Quindi infatti abbiamo due campetti, se si vede alle mie spalle, dove uno è il mini tennis con i bambini e l'altro è il pickleball, dove possono giocare sia bambini che adulti. Diciamo che stiamo riscontrando una bella affluenza, i bambini ci sono come si vede, e siamo contenti, siamo molto contenti di questa cosa. Anche quest'anno siamo presenti con questa disciplina sportiva e contenti di portare questa disciplina sportiva a Montecorice in questo contesto. Stiamo cercando di far conoscere e crescere questo movimento nel Cilento. Grandissima partecipazione, una bellissima iniziativa. Molti ragazzi anche del posto e anche noi siamo venuti da Monte di Procida per dare l'inizio a questa manifestazione. Ragazzi molto contenti perché hanno voluto abbinare sia il basket ma soprattutto questo bellissimo mare.
anche se un po' freddo, hanno detto i ragazzi, ma si stanno divertendo moltissimo. Questo deve essere solo l'inizio, perché noi vogliamo partire alla grande a settembre con i vari campionati e le varie categorie, sia quelle dei più piccolini, cioè dai 6-10 anni, poi 10-14, fino ad arrivare alle categorie senior, in modo che qua l'anno prossimo sarà proprio teatro di varie sfide. Sì, è stata un'esperienza bellissima perché mi ha permesso di rimettermi in gioco, di divertirmi soprattutto, infatti invito tutti a provare questa esperienza e a viverla sentendosi giovani dentro. È stato fantastico soprattutto confrontarmi con ragazzi e altre persone pure della mia età, ci siamo sentiti un attimino più giovani e ringrazio soprattutto l'organizzazione e l'ente comunale che ha accolto questo invito, appunto, di dedicare 3 giorni allo sport all'aria aperta. Agnone, così come Montecorice e tutto il comune, San Nicola, la spiaggia del beach volley, il campo sportivo e altro, si prestano benissimo per questo genere di sport ed è un'esperienza da ripetere. Sono felicissima.